Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale Zoo Players. Siamo su un nuovo titolo nonché nuova serie, A Way Out. In questa nuova avventura sarò accompagnato da Matthew2887. Ciao a tutti ragazzi. Questo titolo qua ragazzi è strettamente cooperativo, quindi bisogna per forza essere in due per poterci giocare. Si può giocare in locale o in online, appunto, come leggete lì sul menu. Locale, quindi sulla stessa console e schermo condiviso. E mentre sull'online, come andremo a fare adesso, si aprirà poi appunto una lobby con tanto di invito. Perfetto ragazzi, ci siamo. Noi ci abbiamo una nuova partita. Probabilmente dovremo selezionarci un personaggio. Hey Vincent, what's your plan after this? I don't know. Haven't really thought about it. You haven't thought about it? That must be a first for you, Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Your words, not mine. Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit done. Can't argue with that. Ok. Ah, perfetto. Io mi sa mi butto sul nasone, Matti, eh? Okay. Se ci buttiamo sui personaggi, abbiamo le caratteristiche. Quindi Leo Caruso, età 36 anni, crimine, rapina, aggressione, furto aggravato, condanna, ha scontato 6 mesi su 8 anni, personalità sicura, irascibile, ironico, storia. Leo è cresciuto in un orfanotrofio ed è entrato nel mondo del crimine in giovane età. Quando cercò di rubare un famoso diamante, andò tutto in malora. Ora deve uscire di prigione e rimettere le cose a posto per suo figlio, sua moglie e per se stesso. Mentre te, Matti, sei Vincent Moretti, età 43, crimine, frode, appropriazione indebita, omicidio, baccaladra, condanna, deve scontare 14 anni, personalità, razionale, disciplinato, riservato, storia. Dopo essersi laureato in economia e aver sposato la sua fidanzata del liceo, Vincent ha trovato un impiego in banca. La promessa di soldi facili ha finito col rovinargli la vita quando ha deciso di farsi coinvolgere dal mondo del crimine organizzato. Dei personaggi belli tosti e particolari anche. Sì, sì, meno male che il mio è disciplinato con omicidio. Sì, sì, non è proprio, vabbè, età 36 anni e 43, vai. Io sono pronto. Ah, guarda. Quindi ragazzi, un titolo strettamente co-op, non so se ci sono in giro titoli che obbligano il giocatore a giocare soltanto in co-op, solitamente il contrario. In genere i titoli hanno solo il reparto single player, difficilmente c'è il reparto co-op, però in questo caso qua è proprio l'opposto. Non so se è un punto a favore o a sfavore, ma probabilmente anche ha un suo senso logico. Ci sta che non ha senso giocarlo in single player, quindi tanto valeva indirizzarlo con questi paletti qua, giocarlo in due, portarlo a termine in due. Comunque abbiamo visto che bene o male ha un piccolo reparto online, quindi si può invitare chiunque, chiunque può prendere parte insieme a noi alla storia, quindi portarla a termine, darci una mano a portarla a termine più che altro. Perfetto. L'ambientazione, l'anno non so quale sia, però presumibilmente saranno tipo anni 50-60. Eh sì, più o meno, presumo 50, forse 70, tanto. Uno stile di fuga da Alcatraz. Dovrebbero raccontarmi un po' di storia passata, in teoria, dei personaggi. Beh, oddio, magari minimamente sì, anche perché o quantomeno come hanno fatto a conoscersi. Probabilmente qua siamo all'inizio. Sì, probabilmente lì si sono conosciuti all'interno del carcere, boh. Forse quel pezzo lì quando parlavano erano già. Era un po' più avanti, probabilmente. Quindi ragazzi, si potrà vedere sia il mio gameplay che quello di Matthew, senza dover registrare
ognuno diciamo il suo gameplay. Ah, vedo l'ingresso, il tuo ingresso, ma... Ok. Hey, are you okay? What do you want? Ah, puoi fare anche delle decisioni, stavo vedendo il tuo... Niente si può. Then walk away. Sure. Un po' casino vedere cosa fa quell'altro. Oh my god, man. This place is bad. It's really, really bad. I don't know. I can't survive in here. I don't belong in here, man. Giustamente bisogna concentrarsi sul proprio, però è un po' un casino. Shit, dude. That fight out there, it was brutal. I could hear bones crack. Prison life, man. I guess you're right, but we'll fight in here every damn day. It's way too crazy in this joint. You're up. Get in there. Facci l'abitudine. Sleep, eat, fight. I'm afraid you'll have to get used to it. Oh, man, I can't get used to that. I can't even fight. You better learn fast, then. Oh, boy, I'm a dead man. Non so, io procedo di qua. Sto cercando di guardare anche ogni tanto il tuo, Matti, ma... Come ci incontriamo a metà strada? Forse se non dovessi vedere arrivare. Sì, stavo guardando giù, però non... Vero? Ecco lì, sono lì. Sì. I'm telling you, best day ever. Come mai? Why's that? Well, I got beat up, all my shit got stolen, and my parole got denied. Sucks to be you. Makes my day look great. Man, thanks for your support, asshole. Anytime. Perfetto. Qua c'ho da parlare con la guardia. Quindi penso che si dovranno fare anche delle azioni simultanee con le cose da una parte all'altra. Eh sì, sicuramente anche questo è il motivo per cui vedi il la giocata dell'altro. Devi essere preciso quando non succede. Sì. Una bella con la manichetta dell'acqua. Sì. Voglio vedere un attimo, piuttosto che sedermi vado avanti. Hey, guard. No, niente, non mi fa andare avanti, devo aspettare. Sure, take all the time you need. Sì, questa cosa qua è particolare comunque. Poi visto che lo schermo si allarga e si stringe in base a... Sì, la cosa più interessante. Ok, stai incontrando il direttore, Matt? Sì. Il merda lì. My name is Williams, and this is my prison. Any questions? Yeah. When are we allowed visitors in here? Domanda sbagliata. Ecco qua, manganellata. Classico, porca. Any other questions? Good. Welcome to your new home. We're done here. You heard him, man. Move out. We don't have all day. Go, 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 go. Culo di porta, ora me lo fate vestire. No, vabbè, è più realistico così, no? Passa i novellini, ora fischiano tutti e si è rovinato. Meglio non farsi la doccia, Matti. Ma io qua che cazzo devo fare? Ok, ma nulla. Parliamo. Come on, get up the stairs. Stai calmo, oh, fratello. Not your floor. Keep going, butt cheeks. Eccolo qua. Che appetteroso. Ah, mi fa salire ancora su.
Ragazzi, un po' dispersivo perché ogni tanto mi perdo a guardare cosa sta facendo Matthew. Vabbè, io vado avanti. Cazzo. Eccoli. Risha? You two, break it up, now. Harvey sends his regards. Fuck you and him. Harvey. Mi posso adesso con i nemi a trovare. Ci sta. Che piano ti ha mandato? Al secondo. Ok. Ah, mi segnala dove sei. Ok. Allora, il gabinetto. Funziona? Non funziona, no? Perfetto. Allora ragazzi, vediamo un attimo cosa andrà a dire vari detenuti qua. What's up with you? Meditation, man. What the hell is that? It'll set you free. Una cosa mi libererà. Non mi sembri libero. Oh yeah? Un po' di cinismo, you don't ragazzi. Free to me, man. I'm free, man. You don't get it until you try it. You want me to show you how? Nah, not my thing. Good luck with your freedom in there. Peace, man. Ok. Ma teoricamente mi dovrebbe segnare dove sei, però. Hey Leo. So. Looks like you got yourself a new name. Ah, secondo me ci incontriamo forse dopo. Chi è? Who is it? I don't know, man. Some white guy. Thanks for the update. Yeah, no problem. Ok, ma hanno appena detto che ho un nuovo vicino, ma sicuramente sei te. Let's go! Inside! Anche io non posso uscire. Do it. Sì, sei te. Take it easy, man. What's wrong with you? Close up cell 48. C'è la 48. La cuore di Dario. Leo, what? Someone wants to talk to you. Yeah? Who? I don't know, man. It's over there. That's all I know. Ok. Allora, trova punti di interesse vicini con L2. Ah, posso zoomare. Ok. Che se zoomi con L2, non so se te l'ha detta anche a te come opzione. Sì, sì. Di interessi vicini. Interessi vicini a me, tipo a te mi segna con una con cosa verde. Verde, sì. Guarda, faccio una cosa, vado direttamente da te. Ma sentiamo un attimo sto qua. Hey, what's up with you? My wife left me, man. I got nothing anymore. Nothing to live for. Nothing. Cos'è successo? Il mare è pieno di pesci. Ma dai, il mare è pieno di pesci, non ti abbatti. What fish are you talking about? I'm here for life. Shit. Got any kids out there? No, man. I'm all alone. Take a look at these biceps. That's tough. Oh, shit. Yeah. Take a look at my pecs. I can move them too. Watch. Left, right, left, right. You impressed yet? Not really. But thanks for the show. Cazzo, ma ci sono la merda. Let me go. Sto parlando. There you are. Sai che forse devo venire? It's time to play. Penso proprio di sì. Sai sempre che mi sta sfondando di cazzo. It's not about what I want. It's about what Harvey wants. That piece of shit better be happy he's on the outside. He might be on the outside, but he still pays me good, huh? Fact is, mi fa solo osservare, Dani, quindi mi sa che te devi prendere. Really like you. So it's a win-win situation for me. Yeah. Ah, yeah. Sono fottuto. Get in there, new friend. Ah, non mi butto in mezzo anche a me. Go, Dragon Man, kill him! Huh? Take him down! Idiot. Come on, motherfucker! Ok. Ah, ok. Devi far te, Matti, qua. Stavo schiacciando io. Ok. Ganzo, ci abbiamo anche quick time event. Io invece, cazzo, mi stavo sbruciolando. No. Vai così, Matti.
comunque una cosa che ho notato, non hanno richiesto il livello di difficoltà, quindi no, non sa che standard. Sì, sarà standard sicuro. Forse un po' troppo tempo per i quick time. Ma secondo me è inizio, Dani. Per farti abituare. Per farti capire un attimino com'è. Ci mancava che ci picchiavamo noi. Oddio, in mezzo. No, cazzo. Qua è tosto però, eh. Schione. Adesso devo andare a guardare sicuro, eccoci. Isolamento. Order! Break it up before I put you all in solitary. Go on! You better watch your back. You! Ce l'han con me, Matt. Stay the hell away from me, ok? Simpatico, eh? Salvato anche il culo. Sì, un po' irruento il mio. Invece il tuo aveva un po' più caratteristiche da gentiluomo. A parte l'omicidio, però. Sì, infatti. Here you go. Come on, I don't got all day. All right. Stay, stay calm. Yeah, yeah. Next. Vediamo. Però scegli di sicuro un po'. Ancora non possiamo collaborare, quindi vorrei andare a mangiare, ragazzi, mi fate passare? How about you two lovebirds have a chat somewhere else? I want to eat. Hey, is someone talking? No. Mm-mm. I don't hear anyone. Me neither. Aiutali ad ascoltare. Usa la forza. Ora che qua uso la forza. Guys, che cazzo. Don't fuck with me when I'm hungry, okay? Oh, we got a tough guy over here. Sure looks like it. All right. So what are you gonna do about it, gringo? How about this? Bam. Oh, hey, man, all right, shit, man, relax, okay, go. Fuck, eat. Visto? Con le buone maniere, ragazzi, andiamo a mangiare. How do you know it's crap? We haven't even tasted it. Is that it? Yeah. What do you think this is? A goddamn restaurant? Hey, you, here ancora. Ha rotto il cazzo, mi vuole anche accoltellare. Premi rapidamente. Ci ho preso anche un bel pugno in faccia. Ok. Ma io non ne ho dentro la cucina. Si è saltato. Take this. Cazzo, si è armato. I'll kill you. Qua non possiamo sbagliare. Allontanati, allontanati, allontanati. Un po'. Possiamo utilizzare ciò che ci circonda nell'ambiente. Tanta roba. Però boom, badellata in faccia. Questo figlio di... Perché le padelle non ne fa niente però, Manca quello. Quello mio. Sì, ma le guardie do cazzo stanno. Matti, sta massacrando. Sì. Hey, grab him! Come here, asshole! Yeah, come on! Come on, what do you want? Who wants to die first? You? Yeah, come on! Die! Dai, su. Cazzo, ha coltato la guardia. Porca troia. Secondo me lui non esce tanto. Sì. No, non esce molto sano.
shit. I hate those things. Don't you have worse things to worry about in here? Just be careful. You'll be all right. Just lay down and rest for a while. Yeah, thanks. Cacciavite, ok. Hey, I'm Leo. Vincent. Listen, thanks. Don't mention it. I mean it, man. What's your beef with that guy anyway? Let's just say it's a long story. But don't worry about him. He's out of the picture now. Could you do me a favor? Like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all. Okay. Sorry, not interested. You know what? Fuck it. I'll do it myself. Wait. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. All right, I'll help you. Just don't get caught. Okay. Keep your eyes sharp. Yeah. Ok, siamo alla prima prova di stealth. Alzati. Ok, I'll distract the nurse. Just watch out for her. Remember to keep your eyes open, ok? Chiama l'infermiera. Come chiama l'infermiera? Aspetta, to cazzo allora, di andare. Distraggo l'infermiera. Lì non penso, tra letto torna. Proprio lì perfetto. Non sapevo dove cazzo andare, aspetta, faccio una prova. Okay, vai, passaci dietro. Posso avere, posso andarmene? Ok, era lì, dove andare lì. Posso avere dell'acqua, vediamo. I got a sore throat. Can I have some water, please? Ah, così ci inchiniamo, sure. Perfetto. Thanks. Ok, la guardia. La guardia come faccio a distrarla? Dice che... Finirà il caffè, finirà, se ne andrà via. Ok, perfetto, ci hai ragione. Inchinati, che c'è proprio l'infermiera. Merda. La richiamo? No, dovrei essere passato. Allora, dove cazzo era il cacciavite? Là in fondo, perfetto. I hope I'm not bothering you. Merda. Of course not, it's my job. Do something about that guard. Di far qualcosa per la guardia, Matti. Aspetta. Bussa, vai. It's hot. Look what you made me do. Ok. Ruba l'attrezzo. Stain is never gonna come out. Vai. Captain? Ancora girato. No, cazzo. No. Se ne va a cambiarsi. Anything else? Vado a trattenere ancora l'infermiera, mi sa da mia base, sto morendo di fame. Normale, sto morendo di fame, io sto appena da mangiare. I'm really hungry. Could you get me some more food, please? You were just served. Vai. Come on, that portion couldn't feed a hummingbird. I thought that was a snack. Sorry, that's all you get. Ok. Perfetto. Pensavo doveva uscire dalla stanza, invece no. Ottimo. La prima collaborazione è andata a buon fine. Alla fine non ci ho guadagnato un cavolo, non è che un cacciavite. Vabbè. Oddio, ma che te ne fai il cacciavite, Matti? Io salgo. Non è un cacciavite, è una lima. Che cazzo, è uno scalpello? Hey, what are you up to? Nothing. Let's move. Yeah, sure. Motivo per cui l'abbiamo messa lì? Ci dovremmo ricordare il sicuro poi. Probabilmente, ragazzi, dico, per evadere? Penso di sì. Probabile, però.
So, what's your plan? Excuse me? I know what you're up to. I don't know what you're talking about. Come on now. Look, I appreciate what you did back there, but you need to back off. Sono abbastanza ingrato. What? Sì. I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Just offering my help here. Hey, you know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah? Like you did in the infirmary back there? You trying to be funny? No, I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. What about Harvey then? The fuck do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. Ok, abbiamo un nemico in comune. You don't know shit about me, man. Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. With or without you, I'm going after him. But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we worked together. And you know that. Un po' diffidente. Sì. Anche il bello è che hanno fatto proprio due caratteri completamente diversi, quindi sì, diversificano molto i personaggi. Guardiamo un attimino, ragazzi, e direi di salutarci per questo primo episodio. My plan, and I decide what goes down. You got that? Sure. Whatever you say. I mean it, man. You fuck this up, I'll kill you myself. Yeah, I get it. So what's your plan? You'll know soon enough. Ok, ragazzi. Okay. Da qua penso che parta il vivo dell'azione. Direi, ragazzi, di stopparci qua. Vediamo un attimino se c'è qualcos'altro interessante, giusto a livello di video. Hey Leo, you didn't really have an escape plan, did you? What are you talking about? Of course I did. You had an idea, I'll give you that. I got you out, didn't I? What do you mean you got me out? We got out together. Yeah, sure. But if it wasn't for me, you'd still be in there. Don't forget I saved your ass. Twice. I don't know about that saving my ass part, but I'll give you this. You did help out. A little bit. Benson, a little bit. Right. Ok, quindi diciamo che un po' tutto quello che stiamo facendo adesso è un po' un ricordo di quello che che è avvenuto. Fred, got a minute? I'll be right back, guys. Okay. What's up, Leo? I need to get up on that roof. Can you make it happen? It's gonna cost you. You know I'm good for it. Just get me up there. Perfetto, dobbiamo recuperare... Non riesco a capire, siamo uno la scalpello più che... sì. Hey, Fred. What's up? All good. What do you want?
Got a couple of workers here. Need to change the scenery. Sorry. We're full. Sure, we could figure something out, right? Guess we could use a few extra hands around here. Classico. E viva l'onestà della polizia. Sì. Vabbè, ragazzi, sul gioco naturalmente, senza togliere niente alle forze armate. We're waiting right here. Hey, see up there? Yeah, we need to get up there somehow. All right. Perfetto, ragazzi, direi di stopparci qua. Ecco, era uno scalpello, quindi avevo visto abbastanza bene. Direi di stopparci qua, ragazzi. Parte da qui sicuramente la collaborazione tra i due galeotti per cercare di evadere dal carcere. Quindi riprenderemo la prossima volta con A Way Out. E come al solito, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividetelo. Ci becchiamo al prossimo video. Ciao ciao a tutti, ciao.